Voglio accennare ad alcuni pensieri che mi frullano per la mente, ma a cui lo spirito darà un nesso perché sia un discorso sensato. Si è detto che il nostro movimento è un cammino, appunto perché è un movimento, è un cammino di fede, però è un cammino tutto diverso dagli altri cammini, perché c'è un cammino che noi facciamo con Dio. Chi vuol venire dietro di me, rinnega se stesso, mi segue, è un cammino dietro Cristo. Aveva già detto il profeta Michea 6:8, quello che il Signore richiede da noi, praticare la giustizia, amare la pietà e camminare umilmente con il nostro Dio. Gesù cammina davanti a noi, noi camminiamo con Lui. Ma c'è un altro aspetto del cammino, ed è il cammino dello Spirito dentro di noi, cioè Dio cammina dentro di noi per trasformarci. Ed è su questo cammino di Dio dentro di noi che io voglio parlare brevemente, per quelle forze che non ho, ma che lo Spirito mi vuol dare in questo momento. Ho accennato altre volte a Didimo il cieco, discepolo di Origene, quando parla del rinnovamento nello spirito. È una irruzione dello spirito in una persona, causa di cambiamento di vita, di profezia, di doni celesti e del gusto della preghiera, cioè della bellezza di Dio. Qui abbiamo tutto. È un'esperienza divina che comporta un cammino di Dio dentro di noi. Perché cambia la vita, è un cambiamento, diciamo, irruento della nostra vita. Non è un cambiamento che si acquista così gradatamente, praticando le virtù, fuggendo i vizi, mantenendoci in grazia di Dio. Sì, questo tutto, però è un cambiamento repentino. Eravamo in un modo, siamo in un altro modo, ed è una grazia mistica proprio del rinnovamento, quello che comunemente si acquista dopo molti anni di cammino. Dio lo opera in un momento, un cambiamento di vita per l'irruzione dello Spirito. Questo non ci esime dal compiere un cammino, per cui anche un cammino, un invito a camminare. Però questa irruzione compie due operazioni: lo svuotamento e il riempimento.
lo svuotamento dell'uomo vecchio, il peccato, e il rinnovamento dell'uomo nuovo, la grazia carismatica. Ed è qui che si innesta la profezia, si innestano i carismi, i doni, ma si innesta soprattutto la preghiera carismatica, cioè il gusto della preghiera in cui si è in contatto con la bellezza divina. È la preghiera contemplativa comunitaria, una cosa nuova nella Chiesa, che non distrugge le altre preghiere, non ci esime dalle altre preghiere, ma che è caratteristica proprio del rinnovamento nello spirito, più di colui che è rinnovato nello spirito. Si acquista nell'apertura dei gusti, del gusto spirituale, cioè nell'apertura dei sensi spirituali, si apre il gusto della preghiera, il gusto di Dio, della bellezza di Dio, della santità di Dio. Ed è allora che la preghiera è veramente costruttiva della nostra vita, è la preghiera carismatica. Però bisogna coltivare la preghiera. C'è la preghiera privata che viene coltivata attraverso la scrittura, la parola di Dio, la parola di Dio che ci illumina una volta che viene divorata da noi, come dice profeta Geremia 15:16, che diventa cibo dentro il nostro ventre, come dice Ezechiele 3:1 e seguenti. Per cui la preghiera sostanzia la nostra vita, e la preghiera che il carismatico compie in privato diventa preghiera, l'uomo diventa preghiera. E allora quando si diventa preghiera, la preghiera comunitaria, la preghiera collettiva è una preghiera veramente carismatica. Ma finché non diventiamo preghiera noi, il gruppo di preghiera cammina sempre terra a terra, anche quando si entusiasma, anche quando finge di parlare lingue, anche quando tutto sembra bello, ma è qualche cosa che cade subito, perché non cambia la vita. La vera preghiera è frutto di cambiamento di vita ed è causa di cambiamento di vita. Finché non c'è questo cambiamento di vita, non parliamo più di preghiera carismatica, né privata, né assembleare. Questo sia ben chiaro. A scanso di equivoci, di illusione, perché siamo spesso degli illusi, poi diventiamo delusi nella vita. Una facile illusione produce una facile delusione. E allora diventare preghiera, per poter pregare insieme e dare il tono carismatico alla preghiera assembleare. Detto questo come preambolo, vediamo come si svolge la preghiera assembleare. Si suppone che siamo preambolati.
preparata la preghiera, che siamo uomini di preghiera, perché se non siamo uomini di preghiera, se non siamo preparati alla preghiera, la preghiera è falsa, appiccicaticcia, bella, armoniosa, piena di cante, ma non costruttiva. E allora, quali sono le fasi della preghiera? Innanzitutto bisogna andare alla preghiera preparati. Se non si è preparati, non si può fare preghiera. E allora non bisogna preparare alla preghiera, ma prepararsi alla preghiera. Mettere da parte ogni cosa, ogni pensiero, ogni assillo, e immergersi in Dio. E poi lasciare che Dio parli. La preghiera inizia in genere con lo schema della messa. Si fa un atto penitenziale brevissimo di purificazione, di presenza di Dio. Domino suo viscum, dice il superiore, il presidente dell'assemblea liturgica, Signore sia con voi, cioè afferma la presenza di Cristo in mezzo a noi. Il Signore è con voi, è col tuo spirito. E subito, davanti alla presenza di Dio, noi confessiamo il nostro peccato. Perché l'opera dello Spirito è doppia: distruggere l'uomo vecchio e edificare l'uomo nuovo. E l'uomo vecchio si distrugge mettendo il nostro peccato davanti a Dio e pregando lo Spirito che lo distrugga, distrugga le radici. E poi si canta in gloria, subito si passa alla gloria di Dio, glorificare Dio. E questo è il primo atto della preghiera. Dopo la glorificazione iniziale di Dio, si aspetta la parola di Dio. C'è la lettura nella messa, l'epistola e poi il Vangelo. E allora è Dio che deve parlare al suo popolo. Cioè, la preghiera viene fatta da Cristo, è Lui che introduce la preghiera, è Lui che deve parlare, non dobbiamo essere noi a parlare, come spesso succede. Preghiera, canta, preghiera, canta, preghiera, canta. Siamo noi a parlare, invece deve essere Cristo a parlare a noi. Deve essere Lui, lo Spirito di Cristo, a fabbricare la preghiera dentro di noi, a camminare dentro di noi. Per cui dopo i canti iniziali, che sono come il Gloria, si aspetta la parola di Dio. Perché il tema della preghiera è dato da Dio. È Lui che dà l'argomento della preghiera. Tutto sta a carpire la parola di Dio, il tema della preghiera. Questo avviene attraverso il profeta o attraverso chi ha un'illuminazione ed ha un testo. Comunque è su quel testo che Cristo vuole fabbricare la preghiera. Ossia non siamo noi a scegliere il tema della preghiera, ma è Cristo che sceglie il tema della preghiera. Per cui si canta
finché non si è nella certezza che Dio voglia trattare un tema attraverso qualche indicazione biblica che ha dato. Ed è qui la sagacia del conduttore di preghiera. Il conduttore di preghiera deve avere due orecchie, una tesa verso lo Spirito, l'altra tesa verso il popolo, perché lo Spirito può soffiare dentro di lui dall'orecchio destro e può soffiare dentro di lui attraverso l'orecchio sinistro, partendo dal popolo, partendo dall'assemblea. E allora il conduttore deve avere l'orecchio destro per carpire la parola di Dio, l'orecchio sinistro per carpire la voce di Dio attraverso l'assemblea, ma la voce di Dio, in modo da comprendere su che cosa Gesù vuole dire a noi. Altrimenti la preghiera è quella nostra, ripetiticcia, bella, armoniosa, con canti, con brani che già sappiamo a memoria, che vengono ripetuti, che bella preghiera. Ma si esce dalla preghiera tali quali siamo entrati. Ed è quello che succede spesso. E allora attendere che lo Spirito ci dia la parola e non proseguire se non ci dà la parola lo Spirito. A volte bisogna stentare, pregare, stare muti, fare del silenzio in attesa della parola di Dio. Un canto in lingue. Il canto in lingue, quando è ispirato, ci mette in apertura alla profezia. Per cui dopo il canto in lingue, quando è vero canto in lingue, bisogna fare silenzio finché non sorga la parola di Dio. Siamo in attesa della parola. Quando è data la parola, allora noi intessiamo su quella parola, attraverso altre parole ispirate da Dio, sviluppiamo quello che Dio inizialmente ha voluto dirci. E adesso cantate perché mi devo riposare. Come la parola di Dio giunge a noi. Ci sono i profeti che possono dare un oracolo citando un testo della scrittura. La parola di Dio può venire così come rivelazione biblica, o visiva, o uditiva, o cordiale. Sono i tre modi attraverso cui lo Spirito comunica la parola. Quando dovessero mancare queste indicazioni, diciamo, carismatiche, allora si ricorre all'apertura biblica da parte di coloro che hanno questo dono, perché anche questo è un dono. Quando dovesse mancare chi abbia il dono dell'apertura biblica, si ricorre alla preghiera della Chiesa di quel giorno. La Chiesa prega nella liturgia, e lo Spirito Santo che presiede quella preghiera, si ricorre alla preghiera della Chiesa del giorno. Però prima di arrivare a questo, generalmente se la comunità è carismatica, abbiamo un'indicazione biblica, abbiamo un'apertura biblica e la preghiera può assumere già un tono,
perché è già un tema su cui il Signore vuole che noi ci fermiamo. La preghiera deve essere concatenata, quella che manca nel nostro gruppo, cioè il fratello deve incominciare a pregare di là dove il fratello che l'ha preceduto ha cessato di pregare. Cioè deve essere concatenata la preghiera. Non è una bella preghiera quella che faccio io, poi per un altro fa un'altra bella preghiera, poi un altro fa un'altra bella preghiera, ognuno va per conto suo. La preghiera è concatenata, un'unica preghiera. Quando è concatenata, Dio interviene. È bello, per esempio, nei cenacoli carismatici, questo avviene più facilmente. Quando c'è il profeta o diversi profeti, la preghiera è concatenata. C'è un discorso che può durare delle ore. Io mi ricordo di un gruppo in cui il Signore attraverso i profeti parlava, un discorso concatenato. C'erano 6, 7, 8 profeti e tutti davano un testo, però che era congiunto all'altro testo, in un discorso continuo di Cristo alla comunità. E allora che la comunità si sente nutrita, si sente compattata, si sente unita, non si vuole più separare, si crea la comunione. Quando dopo la preghiera non c'è più comunione e ognuno va per conto suo, segna che quella preghiera non è stata carismatica, anche che sia una preghiera meravigliosa, perché non ha unito i cuori. Il segno che la preghiera è buona, carismatica, è che non ci si vuole più separare gli uni dagli altri in quel momento. Si ha pena a cessare dalla preghiera e dalla comunione, perché lo Spirito Santo nella preghiera crea comunione. Comunione con Dio, comunione tra di noi. Ora tutte queste osservazioni, dette così in breve, bisogna analizzarle per vedere se camminiamo bene o camminiamo male. Chiediamo allora al Signore tanta luce per poter camminare bene e per riportare la preghiera all'altezza di com'era inizialmente. Noi parliamo di un cammino, c'è anche un cammino nella preghiera, ma io mi ricordo che il cammino di prima già era molto più avanzato del cammino di oggi, nel senso che la preghiera era meravigliosa e tutti andavamo a casa con la parola di Dio, con la sete della parola di Dio e col rammarico di separarci gli uni dagli altri. Adesso non si vede l'ora che la preghiera finisca e tutto è cessato. Appena cessa la preghiera, ognuno riprende il discorso di prima, i sentimenti di prima, il modo di fare di prima. Chiediamo allora al Signore la comunione come frutto della preghiera. La preghiera carismatica produce comunione. Se in un gruppo non c'è comunione, segno che non c'è preghiera carismatica. Una preghiera fasulla, pseudo carismatica. Perché la preghiera produce comunione. Ricordate quello che è detto negli Atti, dopo che
quello successo lo spirito, erano assidui alla istruzione degli apostoli, alla preghiera, alla comunione fraterna e a servizio gli uni degli altri. E nessuno diceva suo un bene, avevano tutti in comune. E tutti insieme andavano al tempio a pregare. Ecco questo stare insieme, questa volontà di comunione è il segno che c'è lo spirito. Quando non c'è comunione, non c'è spirito. Questo serve come criterio di discernimento, perché ogni tanto bisogna fare discernimento. Io ricordo a principio, già quando ero a Roma, dopo la preghiera, che durava un'ora, due ore, tre ore, perché si sa quando comincia, non si sa quando finisce, perché Dio che parla, il pastorale si riuniva per fare il discernimento della preghiera. Cosa ci ha detto il Signore? E portare così a casa le idee madri su cui riflettere per tutta la settimana. Ognuno veniva con la penna e calamaio, carta, per annotare i passi e riflettere sui passi del Signore. Perché si entra in comunione con Dio, in comunione tra di noi. E tanto basta di questi accenni su cui voi potete riflettere oggi. Alleluia.